Allora, buonasera a tutti, sono un po' emozionata perché è il mio primo webcast e sono molto contenta di essere con voi su Oil Project. Questa sera vi parlerò di vaccini, in particolare dell'innovazione dei vaccini negli ultimi, direi, 10-15 anni. Il motivo per cui vi parlo di vaccini è che ho scritto un libro che si chiama I vaccini dell'era globale, insieme a Rino Rappuoli, che è forse il più grande vaccinologo dell'epoca in cui viviamo. Premio Medaglia d'oro Sabin nel 2009, il massimo riconoscimento nel campo dei vaccini, primo europeo a meritarselo, è la persona che ha cambiato il mondo dei vaccini negli ultimi appunto 10 o 15 anni. Adesso vedo di spiegarvi perché. Partiamo da un minimo di storia dei vaccini per capire dove arriviamo. Mi vedete meglio così? Ok, perfetto. Grazie. Allora, quindi parleremo un pochettino di, diciamo, epidemie antiche e moderne e poi brevemente della lunga storia dei vaccini, poi vedremo i vaccini che si potevano fare fino a poco tempo fa e quelli che si possono fare adesso, vedremo anche qualche difficoltà che hanno avuto i vaccini, soprattutto dal punto di vista sociale. Vedremo anche i vaccini che sono difficili da fare. Parleremo anche un po' di influenza perché vabbè, è il tema del momento e poi i vaccini dell'influenza sono particolarmente interessanti e poi vedremo per chi si sviluppano i vaccini. Nelle slide che forse avete vicino a voi c'è una delle prime slide in cui si vede una grande facciata di una chiesa che non è mai stata costruita. Avrebbe dovuto essere il Duomo di Siena, il nuovo Duomo di Siena, la più grande cattedrale gotica del 300 e la stavano costruendo a Siena nel 1348. Siena nel 1348 era New York, dei giorni nostri, cioè era forse la città più ricca del mondo, c'erano banchieri, commercianti, artisti, era una città che brulicava di vita e di attività culturali ed economiche ed era sovrappopolata, tanto che il Duomo di Siena attuale, che non è piccolo, non bastava per accogliere tutta la popolazione, si stava costruendo la più grande cattedrale gotica del mondo. Questo succedeva ad aprile, a fine agosto la città era un deserto. La peste aveva ucciso due senesi su tre, non c'erano ceto sociale o categoria di persone che non fosse stata colpita. E il cantiere della cattedrale era finito. Nessuno avrebbe mai più costruito quel duomo, ma non solo, Siena non sarebbe mai più stata la cattedrale che Siena non sarebbe mai più stata la città che è stata. Il declino di Siena non si è più fermato. E questo muro bucato e altissimo, è forse il più grande monumento vivente esistente alla forza distruttiva delle malattie infettive. Ma purtroppo le malattie infettive non sono solo un ricordo del passato. Se guardate la slide successiva, si riferisce all'aspettativa di vita dell'Africa a partire dall'epidemia di AIDS. L'HIV, anche in Africa l'aspettativa di vita stava aumentando come aumenta da moltissimi anni tutto il mondo, finché l'HIV è arrivato ad abbassare l'aspettativa di vita. Tenete conto che due persone su tre sono sieropositive o malate di AIDS nell'Africa subsahariana, una persona su tre, il 30%. Ma i numeri non dicono tutto, perché in realtà è una generazione intera che scompare e che lascia un sacco di ragazze, di bambini orfani a cui non vengono trasmesse tradizioni, cultura, civiltà,
E quindi l'Africa, la civiltà africana subsahariana come la conosciamo, di fatto sta scomparendo. Ma anche l'influenza spagnola, se guardate la slide successiva, ha ridotto di oltre 10 anni l'aspettativa di vita subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, uccidendo più di 40 milioni di persone in meno di un anno. Quindi le malattie infettive hanno un potere di devastazione veramente impressionante. Le malattie infettive non fanno distinzione di classe, per esempio il vaiolo aveva colpito faraoni, aveva colpito Stalin, Mozart, Beethoven. Insomma, sono malattie che hanno veramente segnato la storia dell'umanità e noi siamo, diciamo, vissuti accanto, ci siamo evoluti accanto a microbi e virus, da veramente millenni. Però non siamo indifesi. Se sulla Terra siamo quasi 7 miliardi è perché abbiamo imparato a difenderci dai microbi, intanto abbiamo un sistema immunitario che è una cosa molto importante e poi abbiamo inventato i vaccini, che sono forse la più grande storia di successo nella lotta contro le malattie infettive, se non forse la più grande storia di successo nella medicina. Salvano miliardi di vite umane, sono più efficaci delle migliori medicine e hanno veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Hanno una storia molto antica che è stata raccontata molte volte. Ci sono tracce di vaccinazioni nella Cina del V secolo avanti Cristo. I cinesi usavano una specie di vaccinazione primordiale, prendevano con un bastoncino di bambù dei pezzettini di liquido che stava nelle piaghe delle persone malate di vaiolo e incideva la pelle con questo liquidino dei discendenti della dinastia imperiale cinese. E questo era un modo primordiale, molto anche pericoloso, per vaccinare le persone. Successivamente, quella che vedete nella slide numero 7, Lady Montagu, era la moglie dell'ambasciatore inglese all'impero ottomano e lì si faceva questa pratica alla corte ottomana, questa pratica che si chiamava variolazione, che era simile a quella che vi ho raccontato. In Cina, Lady Montagu aveva visto questa pratica, era stata lei malata di vaiolo e suo fratello era morto di vaiolo e dunque è decisa a far sì che i suoi figli non prendano il vaiolo. E quindi porta un medico di corte in Inghilterra e davanti ai medici della corte reale inglese fa vaccinare i suoi figli. E in questo modo la pratica della variolazione arriva in Inghilterra. Poi Edward Jenner, circa quasi un secolo dopo, in un paesino inglese fa il primo esperimento di vaccinazione, cioè sente dire nel paese che chi sta vicino alle mucche che hanno il vaiolo vaccino non prende la forma del vaiolo umano. E in questo modo lui decide di provare se è vero. Allora prende un bambino, lo infetta con la forma di vaiolo vaccino e poi lo mette a contatto con qualcuno ammalato di vaiolo umano. Effettivamente questo bambino non si ammala della forma umana e quindi diciamo che il principio di vaccinazione con Jenner ha la sua prima sperimentazione clinica, se si può dire. Chiaramente oggi questo tipo di esperimenti non si potrebbero fare perché sarebbero giudicati non etici, ma forse è proprio perché grazie a questi tipi di esperimenti che sono stati fatti, che noi abbiamo una così alta idea della vita umana e quindi non consideriamo etici questi esperimenti che ci hanno portato ad avere i vaccini che abbiamo oggi. Il terzo personaggio sulla destra è Pasteur. Pasteur, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, capisce che sono i germi a causare le malattie infettive.
E poi crea un metodo per fare i primi vaccini, che consiste nell'isolare un germe, nell'ucciderlo e nell'iniettarlo come vaccino. È un metodo piuttosto primordiale ma molto efficace e tutti i vaccini che sono stati costruiti fino agli anni 50 sono all'incirca fatti con questo metodo. Se andate alla slide numero 8 vedete Jonas Salk. Jonas Salk insieme a Albert Sabin sono i due vaccinologi che faranno i vaccini contro la polio. Sono due vaccinologi straordinari, arrivano in un momento cruciale in cui la poliomielite, che era una malattia non molto importante, in tutta la prima metà del Novecento fino agli anni 50 comincia a diffondersi con epidemie sempre più violente che colpiscono soprattutto i bambini e i ragazzi, e poi la televisione porta nelle case le immagini di questi bambini e questi ragazzi paralizzati oppure che stanno nel pollone d'acciaio, insomma le epidemie non solo colpiscono la popolazione ma colpiscono anche l'immaginario. Quando arrivano i vaccini contro la polio di Salk e Sabin, sono accolti come due eroi salvatori della patria e sono invitati in tutti i talk show televisivi, sono gli eroi del momento. Siamo negli anni 50. Salk, quando gli chiedono di chi è il brevetto su questo vaccino, lui dice: appartiene alla gente, non c'è nessun brevetto, si potrebbe brevettare il sole. Insomma, lui fece questa scelta molto così, molto forse anche idealista, forse sviluppare quei vaccini costava anche meno, ma comunque fa questa scelta molto generosa. Nella slide successiva vedete una foto di Sabin. Sabin farà un vaccino diverso da quello di Salk, sarà un vaccino attenuato, vuol dire che di fatto il virus non è morto, ma è come se gli fossero state date delle botte in testa, e quindi è un vaccino che insomma, se viene iniettato protegge dalla malattia, ma non causa la malattia. Sabin sperimenterà il vaccino antipolio su se stesso, il collega Alvarez, un tecnico che si chiamava Heidi, e dirà che l'aveva testato su tre emarginati, un ebreo, un messicano e un negro, dirà lui stesso, come dire che se fosse andata male non si sarebbe perso un granché, era molto spiritoso. Sono due vaccini che veramente hanno salvato veramente miliardi di vite umane, non solo di vite, ma anche hanno salvato le persone da disabilità tremende. Il vaccino Sabin poi è stato accusato di non essere sicuro perché era appunto attenuato, in realtà aveva un margine di sicurezza di circa 1 su 750.000, comunque tutti gli osservatori, i vaccinologi e i medici concordano che comunque i benefici di quel vaccino sono stati enormemente più grandi dei pochissimi rischi che avevano. Tenete conto che quando uno va in macchina ha un rischio di 1 su 100 di fare un incidente stradale, quindi 1 su 750.000 è veramente un rischio molto molto basso. Tra l'altro era un vaccino che aveva il vantaggio di essere assunto per bocca, quindi si poteva usare molto facilmente nei paesi poveri dove non è facile trovare qualcuno che possa fare le punture. Insomma, era un vaccino che aveva molte molte caratteristiche positive. Se guardate la slide numero 10, vedete che le vaccinazioni sono di gran lunga più efficaci e meno costose delle migliori medicine. Cioè le vaccinazioni hanno un'efficacia maggiore del 97% per le malattie infettive, appunto come la polio, il morbillo, l'epatite B. Le migliori medicine esistenti, per esempio contro la febbre reumatica e la malattia reumatica cardiaca, arrivano a un'efficacia del 75%. Quindi i vaccini sono veramente una risorsa molto molto efficace. Mi chiedete quanti anni durano i vaccini? Dipende, in genere possono durare anche tutta la vita, variano da individuo a individuo, nel senso che la memoria del vaccino è conservata appunto nella cellula della memoria del sistema immunitario. E quindi dipende un po' dalla salute del sistema immunitario dell'individuo, però tendenzialmente un vaccino può anche durare tutta la vita.
Andiamo alla slide successiva, qui vedete per le malattie più appunto che ormai sono praticamente scomparse da noi, vedete il numero di casi massimi che ci sono stati negli anni, per esempio il vaiolo tra il 1901 e il 1904 ci sono stati 48.000 casi e se guardate nella tabella successiva nel 2001 ci sono 0 casi, cioè per due malattie, il vaiolo e la polio, praticamente la riduzione è del 100% e per le altre malattie come la difterite, il morbillo, la rosolia, gli orecchioni, la pertosse, l'emofilus, l'influenza e il tetano, la riduzione è veramente molto molto alta, stiamo parlando di dal 98 al 99%. Però diciamo che col principio di Pasteur si riuscivano a fare solo vaccini contro virus e batteri che erano stabili, cioè che si vestivano sempre allo stesso modo, cioè tutte le malattie di cui vi ho parlato adesso sono malattie che erano causate da appunto microbi stabili, microbi o virus stabili. Negli anni 80 non si riusciva più a costruire vaccini con quel metodo perché germi come il meningococco che causa la meningite o l'influenza, che sono batteri o virus molto furbi che usano proprio il travestimento, cioè il cambiare d'abito ogni minuto, non si riusciva a fare vaccini contro questi germi instabili. E insomma, quando uno piglia la meningite non è una bella storia, o ci rimette, insomma, muore, oppure se non muore può rimanere come questa bambina che si chiama Alice Challis, che ha avuto la meningite e ha perso le braccia e le gambe. Per fortuna ha potuto mettere le gambe di Pistorius, però insomma, vivere senza braccia e senza gambe non è per niente un granché. Perché c'era questa situazione? Era proprio una crisi scientifica, cioè con le tecniche di allora non si riusciva ad attaccare i germi instabili, però negli anni 90, alla fine degli anni 90, la situazione è cambiata. Se guardate la slide numero 13, vedete la mappa del meningococco B, che è il responsabile della malattia che ha colpito quella bambina. Possiede circa 2000 geni e ha circa 80 varianti, quindi calcolate 80 varianti per 2000 geni, sono un sacco di materiale da analizzare che un tempo era impossibile da analizzare rapidamente. Tenete conto che fino agli anni 80 solo per leggere un gene ci si metteva circa 6 mesi. Oggi a leggere un intero genoma delle 80 varianti del meningococco ci si può mettere un pomeriggio. Quindi con le tecniche bioinformatiche e genomiche i vaccinologi hanno potuto affrontare e sfidare questi germi e virus che cambiano in continuazione, che prima erano considerati una sfida impossibile. I vaccinologi ci stavano alla larga. E quindi di colpo con queste tecnologie innovative, intanto i biologi hanno l'impressione di passare dalla carrozza al jet, ma poi possono veramente progettare i vaccini, cioè scegliere all'interno di tutti questi geni quale è il candidato più probabile per avere un antigene efficace. Quindi diventa un sistema di progettazione, non è più un sistema in cui si prende un germe e lo si uccide, lo si inietta così com'è. Se guardate nella slide 14, il vecchio vaccino prendeva un intero germe, lo uccideva e lo iniettava così com'era, con tutte le sue 2000 proteine. Mentre il vaccino nuovo è un vaccino che è progettato, si sceglie solo la parte che è capace di dare una risposta immunitaria e la parte che è sicura e che è proprio scelta in modo razionale per proteggere contro, per esempio, tutti i ceppi di meningococco perché è una parte che è conservata. Quindi questo approccio di progettazione dei vaccini è diventato oggi l'approccio di routine per progettare i vaccini.
Allora, vi chiedete se c'è una società che legge il tuo genoma per 399 dollari, se sono affidabili. Ma di questo magari ne parliamo dopo. Forse sono anche affidabili, ma dipende che senso ha farsi leggere il proprio genoma. Poi ci arriviamo. Adesso finiamo di parlare di vaccini. Quindi la nuova tecnologia che permette di leggere il genoma e di disegnare vaccini di fatto permette di costruire finalmente vaccini contro patogeni instabili. E così cambia completamente la situazione per i vaccinologi. I vaccini sono più efficaci e sicuri, si riducono enormemente i tempi di sviluppo da circa 15 anni a 1-2 anni e con i tempi diminuiscono anche i costi. Ma soprattutto si possono fare vaccini che appunto non erano prevenibili. Il vaccino contro il meningococco B è in sperimentazione clinica e sarà pronto tra 2 o 3 anni. Tra l'altro è un vaccino importante perché la meningite colpisce soprattutto i ragazzi tra i 20 e i 30 anni, quindi anche se non ha dei numeri di infezione altissimi, però è un vaccino veramente importante perché è triste che tanti ragazzi abbiano ancora la meningite. Però, mentre nei vaccini stavano succedendo queste cose così innovative, nel mondo, nella percezione della gente comune, i vaccini non godevano di buonissima fama. La gente ha sempre un po' avuto paura dei vaccini, una paura, se vogliamo, irrazionale, però c'è sempre stata. E però appunto, nonostante le notizie positive, a un certo punto negli anni 90 i vaccini passano attraverso una crisi maggiore, quando la gente viene indotta a credere che le vaccinazioni causino l'autismo. È un medico inglese, Andrew Wakefield, che diffonde questa informazione attraverso una pubblicazione su un giornale, prestigioso, Lancet, che fa un errore, pubblica questo articolo che si scopre essere una frode. Wakefield era stato pagato da degli studi legali per diffondere delle notizie poco rassicuranti sui vaccini, sfruttando la disperazione dei genitori di bambini autistici che non sanno da che cosa è causata la malattia dei loro figli, visto che per l'autismo non c'è ancora una causa precisa. In pochissimo tempo i vaccini sono scagionati perché ci sono tantissimi studi che paragonano i casi di bambini autistici tra i bambini vaccinati con i casi di bambini autistici tra i bambini non vaccinati e appunto il numero di casi è assolutamente paragonabile. Eppure, nonostante tutti questi studi, nonostante l'OMS prenda molto seriamente questo caso e faccia veramente degli studi approfonditi, il danno è ancora lì, cioè ancora oggi se voi andate su Google e cliccate vaccini, è veramente si trovano ancora un sacco di siti che dicono che i vaccini causano l'autismo. Mi dite che ne parla anche Ben Goldrake. Sì, lui è un bravissimo giornalista inglese. La Cattiva Scienza è una raccolta dei suoi articoli sul suo sito e sul suo blog, assolutamente è un'ottima lettura perché racconta di tanti casi in cui la scienza è rappresentata su internet o sui media in modo veramente scorretto. Ma perché i vaccini sono, come dire, il centro di tante paure? Beh, vediamolo nella slide numero 16. Intanto il nostro cervello ha veramente una difficoltà a misurare i rischi, i numeri ci confondono e vanno spesso contro la nostra intuizione. Abbiamo più paura appunto di un vaccino che non di andare in macchina, anche se il calcolo delle probabilità ci dice che l'una cosa non comporta quasi nessun rischio, mentre andare in macchina è ben più rischioso. Poi insomma i batteri e i virus non li vediamo, quindi non ci fanno così una gran paura. Mentre l'iniezione di un vaccino è una procedura invasiva per molti sgradevole. Poi i vaccini sono prodotti da Big Pharma, approvati dai governi, sono sempre i due fra i principali personaggi di ogni paura.
teoria della cospirazione che si rispetti. Poi i media sono affamati di audience e diventano veramente trafficanti di scandali e di paure. Poi ci sono la memoria delle morti, delle sofferenze, delle disabilità causate dalla malattia infettiva che è completamente scomparsa dal nostro immaginario, dalle nostre generazioni. Forse qualche nonno, bisnonno si ricorda di qualche epidemia. Ecco, come vedete, avete subito trovato su un sacco di siti che dicono un sacco di assurdità. Poi, se volete, ve ne racconto qualcuno di siti che raccontano delle cose incredibili sui vaccini. E poi, insomma, le informazioni, che siano affidabili o fuorvianti, su internet persistono più a lungo che sui media tradizionali. Quindi, tipicamente, il genitore che deve vaccinare i propri figli, quando si avvicina alle vaccinazioni, va su Google, clicca vaccini e trova un sacco di cose, molte più le cose inaffidabili di quelle affidabili. Poi c'è un ultimo punto, le malattie infettive effettivamente sono abbastanza scomparse e la gente non, insomma, non, non ha, a volte si chiede perché debba vaccinarsi. Beh, vaccinarsi è importante anche per contribuire all'immunità complessiva della comunità, anche se non è un comportamento premiante nella società contemporanea, cioè fare qualcosa come servizio così alla collettività non è qualcosa che ai giorni nostri viene premiato. Dunque, mi state facendo un sacco di domande, però non sui vaccini, ma sui brevetti, sui genomi. In realtà i genomi non si stanno brevettando, si possono brevettare al limite dei farmaci che usano la genomica, ma i genomi non si possono brevettare, anzi sono raccolti in database, i dati sui genomi sono raccolti in database pubblici. Dunque, andiamo avanti. Alla slide 17 parliamo delle malattie che purtroppo è ancora difficile creare dei vaccini contro queste malattie. Sono l'AIDS, la malaria e la tubercolosi. Sono tre patogeni molto furbi e ci stanno lavorando tantissimo i vaccinologi, ma ci sono ancora delle cose che sfuggono. L'AIDS è una malattia, l'HIV è veramente un virus molto furbo, entra nelle cellule di una persona infetta, si nasconde e lì inizia a riprodursi come un matto e dà un luogo a una progenie di virus completamente diversi e nuovi. All'interno di un malato di AIDS o di una persona sieropositiva ci sono veramente una progenie di virus completamente diversi che il sistema immunitario non riesce a riconoscere. Quindi per l'AIDS non c'è neanche la prova di principio che una persona possa sconfiggere il virus, cioè per tutte le malattie di cui vi ho parlato, c'è di fatto almeno, insomma, c'è sempre qualche persona che guarisce spontaneamente, anche per le malattie più tremende. Per l'HIV non c'è nessuna persona che sia riuscita a ripulirsi l'organismo dal virus. Ci sono persone che magari non si ammalano per molto tempo, però il virus sta sempre lì. E quindi i vaccinologi dovrebbero fare meglio della natura e non è per niente facile, ci si prova da oltre 20 anni, ma è veramente difficile, eppure è una sfida che è veramente da vincere perché ci sono già 25 milioni di morti dall'inizio dell'epidemia, 60 milioni di persone infette, quindi soprattutto nei paesi poveri è un vaccino che bisogna assolutamente riuscire a fare. La malaria, anche lei è una malattia che veramente colpisce una quantità di persone incredibili nel sud del mondo. Tenete conto che la TBC, l'AIDS e la malaria uccidono ogni anno 4 milioni di persone. È come se ogni anno una città come Roma e provincia scomparisse.
La malaria è causata da un animaletto, un protozoo, che ha un ciclo vitale complicato, sta a metà nella zanzara, a metà nell'uomo, e contro un protozoo non si è mai riusciti a costruire un vaccino finora. Adesso c'è un vaccino in sperimentazione clinica che sembra proteggere il 30% delle persone. Alcuni vaccinologi dicono ma non è un granché, altri dicono beh insomma, dati i numeri di questa malattia è meglio che niente. E la tubercolosi è un altro enorme problema, 2 miliardi di persone nel mondo, cioè praticamente una persona su tre è positiva per la tubercolosi, è una malattia che sta ritornando alla grande anche nei nostri paesi e il bacillo della tubercolosi in realtà infetta tantissime persone, ma diventa poi malattia vera solo nel 10% dei casi. E anche lui sta nascosto in delle cellule e sta lì per un sacco di tempo. Esiste un vecchissimo vaccino contro la tubercolosi, si chiama il bacillo di Calmette-Guérin, è il vaccino più usato al mondo, si usa mi pare su 1 milione di bambini ogni anno. È un vaccino che protegge bene i bambini da una forma cerebrale della malattia, ma non li protegge dalla forma adulta. Quindi, anche qui è molto importante cercare di sviluppare un nuovo vaccino che sia in grado anche di proteggere gli adulti e di tenere conto del fatto che quasi tutte le persone nei paesi poveri sono già vaccinati con l'altro vaccino. Io quando ho finito di scrivere questo capitolo su HIV, malaria e tubercolosi ero un po' depressa perché veramente i numeri sono strabilianti delle persone che soffrono di queste malattie. E non si intravede veramente una soluzione ancora, proprio per degli ostacoli scientifici. Però alla fine mi sono anche detta che in fondo noi non conosciamo l'evoluzione della scienza. L'evoluzione della scienza può essere imprevedibile. Fino a, non so, a 5 o 10 anni fa anche il vaccino contro il meningococco sembrava una missione impossibile e poi di colpo la soluzione è arrivata. Quindi la scienza, veramente l'evoluzione della scienza non è qualcosa che si può immaginare. Quindi speriamo che ci si arrivi. Nello stesso tempo, bisogna anche dire che contro queste malattie non c'è mai stata così tanta ricerca e così tanti finanziamenti. La Fondazione Gates, insieme alla Gavi Alliance, la Global Alliance Global Alliance for Vaccine Initiative, stanno facendo delle cose straordinarie, sia per la quantità di denaro che investono, sia per le strategie nuove che usano. Quindi insomma, devo dire che forse qualche speranza la si può avere anche per queste malattie. Andiamo alla slide 18 e parliamo di influenza. Il virus dell'influenza è uno dei virus più mutevoli che esistono, muta in continuazione. E è giramondo, è capace di fare il giro del mondo come quello che è sui giornali da molti mesi, è promiscuo, sta in molte specie diverse, salta da specie a specie rapidamente, è variabile, cioè si presenta sempre con una costellazione di geni e di aspetto delle proteine esterne, quelle punte che vedete nell'immagine. Queste immagini molto belle sono delle riproduzioni in vetro di un artista che si chiama Luke Jerram, che ha fatto tutte queste riproduzioni di virus e batteri in vetro. Ed è anche imprevedibile il virus dell'influenza, cambia senza dirci sto cambiando, senza avvertirci prima e in continuazione. Vi ricorderete il grande panico dell'aviaria che c'è stato qualche tempo fa? Tanta paura per nulla, ma forse sì, certo c'è stato un circo mediatico incredibile, però insomma io non mi sento di biasimare chi ha, come dire, ha avuto paura di quel virus, perché è un virus che se avesse avuto una maggiore forza infettiva, insomma le persone che ha infettato le uccideva uno su due, quindi forse il panico dei vaccinologi e dei virologi non era così sbagliato. Per fortuna quel virus era molto poco infettivo, un po' al contrario del virus che c'è in giro adesso. Quello che c'è in giro adesso è per fortuna molto poco letale e tanto infettivo. Però il panico dell'aviaria a qualcosa è servito.
Infatti si sono fatte prove di pandemia. Tenete conto che nel 2003 in America rimanevano soltanto tre aziende che facevano vaccini e solo uno faceva vaccini contro l'influenza. Perché? Perché appunto le aziende che facevano vaccini erano tutte fallite, non si, siccome negli anni 80 non si riuscivano più a fare vaccini e nessuno faceva più vaccini. Allora, il governo americano nel 2003 ha investito 7 miliardi di dollari e si sono fatti un sacco di prove, di allenamenti per una possibile pandemia di influenza. Tenete conto che l'influenza circa ogni 20-25 anni arriva con una pandemia ed è veramente il sorvegliato speciale dei virologi e dei vaccinologi perché, appunto, perché c'è il ricordo della spagnola. E, insomma, sappiamo che l'influenza, proprio perché è imprevedibile, può arrivare con qualcosa di molto violento. Quindi, i preparativi che si sono fatti hanno portato a sviluppare il vaccino contro l'influenza A in meno di 6 mesi e a raddoppiare la capacità produttiva. La capacità produttiva era fino all'anno scorso di 400 milioni di dose in tutto il mondo, adesso è di 900 milioni. Secondo alcuni osservatori, questo grande investimento che c'è stato nella ricerca sui vaccini dal 2003 a oggi è l'unica eredità buona dell'amministrazione Bush. Ma andiamo a vedere come si fanno i vaccini contro l'influenza. Nella slide numero 20 potete vedere vedete la mappa di Google Flu. Allora, praticamente l'OMS sorveglia tutti i virus influenzali che girano nel mondo. Come lo fa? Beh, ha dei punti, dei laboratori che ricevono dagli ospedali, da dove si fanno, diciamo, i tamponi faringei o nasali, tutti i ceppi che girano in un certo momento nel mondo. Si isolano i ceppi più capaci di diffondersi e di infettare le persone. Quindi a un certo punto dell'anno, tipicamente a gennaio, l'OMS seleziona la cosiddetta terzina, cioè i tre virus che hanno la maggiore probabilità di fare il giro del mondo e di dare l'influenza stagionale l'anno successivo. E poi fa una specie di preparato per fare il vaccino contro questa terzina, cioè prende questi virus, siccome questi virus potrebbero non crescere bene nelle uova, che sono il sistema di crescita tipico dei vaccini, come vedete nella foto sotto si vede delle persone che stanno appunto lavorando alla crescita dei vaccini nelle uova. Allora, l'OMS prepara una specie di preparato in cui mi chiedete in che uova, scusa, nelle uova di gallina. Sì, è un vecchio sistema ma molto efficace. Le uova sono degli ottimi fermentatori e quindi i virus per fare i vaccini si preparano nelle uova. Ci sono adesso anche dei sistemi più moderni delle uova, però diciamo che le uova sono viva le galline, sì, dobbiamo ringraziare le galline. Le uova sono il sistema che per ora si usa ancora, è il sistema registrato più comune per fare i vaccini. Allora, vi dicevo che l'OMS prepara una specie di virus ingegnerizzato, cioè prende la parte, diciamo, la carrozzeria del virus contro il quale si vuole fare il vaccino e gli mette il motore di un virus che cresce molto bene nelle uova, così si fa in modo che appunto il virus cresca rapidamente nelle uova. Poi questo preparato si chiama il master seed, cioè la semina base, e viene mandato dall'OMS a tutti i produttori di vaccini. Questo avviene più o meno a marzo. A questo punto i produttori, appena lo ricevono, lo inoculano nelle uova e da quel momento parte una corsa contro il tempo per arrivare con il vaccino pronto nelle farmacie circa a settembre-ottobre. Si lavora 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana per molti mesi. Dopo ogni virus, dopo 48-72 ore di crescita nelle uova, viene purificato in una ultracentrifuga.
Un tempo ci si fermava alla purificazione, cioè l'uovo veniva separato dal virus e il virus veniva ucciso e questo era il vaccino. Oggi si va molto oltre. Nei cosiddetti vaccini split si usa un detergente che permette di rompere e separare le diverse parti del virus. Nei vaccini più avanzati, che sono quelli a subunità, si proprio spurificano gli antigeni che devono essere inseriti nel vaccino e solo quelli, e si scarta il resto. Quindi nel vaccino c'è solo una piccolissima parte del virus, che perciò non può ridare un virus, c'è solo un pezzettino microscopico. E infine si aggiunge l'adiuvante, il famoso adiuvante di cui in questo periodo si è detto di tutto e di più. In realtà l'adiuvante è una sostanza naturale che abbiamo tutti noi. Nel vaccino che si usa in Italia si chiama MF59, viene anche chiamato squalene perché si produce a partire dagli squali, ma appunto ce l'hanno molti, molti animali, tra cui noi esseri umani, ed è semplicemente una sostanza che permette al vaccino di farsi notare meglio dal sistema immunitario. È una sostanza assolutamente provata. Tenete conto che il vaccino contro l'influenza A è stato costruito esattamente con la stessa tecnologia impiegata che vi ho spiegato fino adesso per produrre i vaccini contro l'influenza stagionale, che sono già stati utilizzati in 45 milioni di persone negli ultimi 10 anni. L'unica cosa che è cambiata è l'antigene. È stato testato il nuovo vaccino su oltre 6.000 persone, di cui 3.000 bambini. È l'unico vaccino approvato dall'EMEA, l'Agenzia Europea per il fa del Farmaco, per l'uso a partire dai 6 mesi di età. Gli altri vaccini hanno un'approvazione a partire dai 3 anni di età, quindi il profilo di sicurezza è altissimo, altrimenti non gli avrebbero mai dato un'approvazione così larga. È nato e cresciuto a Siena, dove appunto la ricerca sui vaccini ha una tradizione centenaria, ed è la vaccinologia italiana è una risorsa strategica del nostro paese, visto che soltanto 8 nazioni oltre all'Italia producono vaccini a livello nostro e molte nazioni avanzate devono ordinarsi i vaccini all'estero. Veniamo ai vaccini per chi. Dunque, i vaccini si fabbricano soprattutto per i cosiddetti vecchi clienti, cioè le società ricche e avanzate che sono in grado di pagarseli. Le prospettive per queste società che invecchiano sono di grande ricerca per cercare vaccini che proteggano il sistema immunitario dall'invecchiamento, quindi proteggano da malattie come il cancro o le malattie autoimmuni, su cui c'è veramente molta, molta ricerca. Ma è anche molto importante sviluppare i vaccini per chi non se li può permettere. E come vi dicevo, a questo stanno lavorando moltissimo la Gavi Alliance e la Gates Foundation. Nel sud del mondo tenete conto che i vaccini che noi usiamo arrivano circa 15 anni dopo, perché prima non se li possono permettere. C'è molta strada da fare, però ci sono anche dei sistemi innovativi, anche finanziari, per permettere lo sviluppo di vaccini per il sud del mondo. Ci sono degli strumenti praticamente sono degli strumenti finanziari che da un lato danno un incentivo alle aziende per costruire nuovi vaccini, però non sono dei sussidi, non si dà a un'azienda un tot di soldi perché faccia un vaccino, praticamente si garantisce a un'azienda attraverso degli impegni dei governi vincolati legalmente, che se faranno un vaccino contro, che ne so, una forma di diarrea, una forma di altri tipi di batteri o virus molto comuni nel sud del mondo, queste aziende avranno un reddito. Così in questo modo le aziende competono tra di loro e cercano di costruire il miglior vaccino possibile. E chi arriva per primo a avere il vaccino più efficace e anche meno costoso e magari anche più facile da somministrare, sostanzialmente sarà ricompensato per circa 10 anni. In questi 10 anni gli stati che beneficiano delle nazioni che beneficiano di questo vaccino gradualmente iniziano a pagare una parte del costo di questo vaccino. E quindi questo è un sistema che si sta sperimentando per alcuni vaccini innovativi, ma
insomma, è sicuramente un sistema che sembra essere più efficace dei vecchi metodi in cui si sovvenzionavano le aziende senza, a priori, senza sapere se sarebbero riuscite o meno ad arrivare a un buon vaccino. Ma anche ammesso che abbiamo gli strumenti finanziari, i vaccini, i soldi, le ONG che portano i vaccini nei paesi più poveri e disgraziati del mondo, c'è ancora l'ultimo miglio da fare. L'ultimo miglio è una cosa molto importante. Cosa vuol dire l'ultimo miglio? C'è una metafora carina. Doraldo Petri era uno tra i maratoneti più famosi del mondo nei primi del Novecento. Alla maratona di Londra arriva per primo al traguardo, però proprio sul traguardo crolla addosso ai due guardialine e quindi viene squalificato. Quindi, come dire, non basta saper correre la maratona fino alla fine, bisogna arrivare fino in fondo. Se uno non arriva fino in fondo, il risultato è nullo. E l'ultimo miglio cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, bisogna portare questi vaccini a delle persone che vivono magari in dei villaggi dove non ci sono le strade, quindi non è che la mamma può andare con la macchinetta all'ambulatorio vaccinale, ma bisogna che chi vaccina vada nel suo villaggio dove magari ci sono strade di sabbia piene di fango, bisogna saper parlare con queste persone che spesso sono analfabete, credono a un mondo magico, quindi bisogna saperli convincere dell'importanza dei vaccini nel loro linguaggio, nel loro dialetto, ma anche un modo di dialogare, che deve rapportarsi al loro modo di vedere il mondo. E poi bisogna usare degli strumenti che non diffondano malattie infettive, quindi per esempio siringhe che non funzionano più dopo il primo uso, e poi bisogna insomma, avere anche fortuna, perché in questi posti basta una guerriglia oppure l'invasione da parte di un gruppo di popolazione confinante, che tutto lo sforzo va ricominciato da capo. Quindi anche l'ultimo miglio è veramente importante. La foto che vedete è dell'associazione Le Culture Onlus, che me l'hanno prestata per il libro, e loro lavorano molto in Niger e si occupano appunto di garantire che i vaccini arrivino a destinazione. Bene, l'ultima slide è la copertina del mio libro. Rino Rappuoli, lo vedete in alto, direttore della ricerca Novartis Vaccine Diagnostics, è appunto fra le massime autorità mondiali sui vaccini, e io sono quella lì sotto. Grazie, e se avete delle domande da farmi, più che volentieri. Come rimediare all'analfabetismo scientifico degli italiani? È una buonissima domanda. Secondo me bisogna parlare tanto, portare gli argomenti scientifici, ma soprattutto il metodo, cioè portare il metodo scientifico a partire dalle scuole, e far sì che la scienza non sia insegnata attraverso un cumulo di fatti, ma soprattutto attraverso lo sviluppo di un pensiero critico, cioè di una capacità di guardare oltre i dogmi e le verità che ci vengono proposte come fossero dei fatti. Comunque è una battaglia lunga, e poi bisogna portare tanti ragazzi a iscriversi a facoltà scientifiche. Io penso che la scienza è una grande avventura. Io devo dire che nel mio lavoro non mi annoio mai, e sono sempre stupita dalle cose fantastiche, nuove che succedono, e quindi credo che valga veramente la pena di. Non è detto che poi uno debba fare lo scienziato, io non faccio la scienziata, sono una divulgatrice scientifica, però conoscere la scienza, raccontarla, diffonderla,
è un grande piacere perché si continuano a scoprire cose nuove. Dunque, quali sono i passaggi per arrivare a dire che il vaccino funziona? Beh, il vaccino viene testato, quindi viene testata prima di tutto la sicurezza e poi l'efficacia. L'efficacia è data dalla sieroconversione, cioè quando il vaccino viene iniettato, nel giro di 3 settimane, deve aver prodotto un numero di anticorpi adeguato per poi reagire quando eventualmente l'organismo viene attaccato dall'eventuale batterio o virus. Quindi si fanno dei test molto molto accurati. Tenete conto che i vaccini sono testati cioè su tantissime persone, anche perché si danno a bambini sani, quindi sono veramente i preparati medici più testati in assoluto. Allora, mi dite come mai, se il virus è inattivato in un vaccino, come mai è possibile ammalarsi? Allora, intanto i vaccini moderni non sono quasi mai inattivati, sono quasi sempre vaccini uccisi e a subunità, cioè si prende solo una parte del virus o del batterio, che quindi, non, essendo solo una piccola parte, non può dare malattia perché non è l'intero microorganismo. E nel caso del vaccino Sabin, nei pochissimi casi in cui è successo, siccome appunto il vaccino era inattivato, cioè come se gli avessero dato una botta in testa ma non era morto, in pochissimi casi il virus si era riattivato. Però appunto i vaccini inattivati non si usano praticamente più in quasi nessuna parte del mondo. Tenete conto che noi siamo fortunati, il vaccino contro l'influenza italiano è un vaccino appunto a subunità, quindi c'è solo una piccola parte. Quindi in America c'è per esempio un vaccino contro l'influenza che è inattivato. Mi chiedete tra quanti anni secondo me ci sarà un vaccino contro l'AIDS. La sfera di cristallo non ce l'ho proprio. Io spero non tra molto. Ci sono veramente tanti studi, è imprevedibile, potrebbe essere dietro l'angolo, cioè potrebbe esserci tra 5 anni come tra 20, è veramente molto, molto difficile prevederlo. Però speriamo appunto che ci sia qualcosa di imprevedibile ma di vicino. Ah, ecco, la lettura del genoma. Dunque, sì, giusto, è una domanda interessante. Allora, credo che adesso questa società in particolare non la conosco, ma ce ne sono tante, e dal punto di vista, come dire, dell'affidabilità, penso che grosso modo, insomma, ce ne saranno di più o meno serie, ma insomma, leggere ormai un genoma non è una cosa molto difficile, quindi ritengo che siano relativamente affidabili. Il punto è che cosa uno ci fa con la lettura del proprio genoma, nel senso che al giorno d'oggi siamo veramente ancora molto indietro nella conoscenza della genomica predittiva, cioè di che cosa può predire conoscere il proprio genoma. Quindi, e poi sono quelle soprattutto le informazioni che sono inaffidabili, cioè in realtà non abbiamo ancora nessun modo per dire se la presenza di un certo gene o di una certa costellazione di geni, a parte per alcune poche, pochissime malattie genetiche che dipendono da un solo fattore, le informazioni che uno ottiene sono veramente molto inaffidabili. Uno magari può avere anche delle cattive notizie, non so, sapere di avere una predisposizione contro un certo tipo di tumore che magari non arriverà mai. Quindi io non sono molto favorevole all'idea di farsi leggere il genoma adesso. Anche Jim Watson, che si è fatto leggere il genoma, visto che è lo scopritore del DNA, lui stesso dice che non è una grande idea. Poi mi dite, ci vogliono 3 settimane perché un vaccino sia attivo. Sì, grosso modo sì, il vaccino ci mette circa 3, diciamo che è una cosa progressiva, cioè gli anticorpi iniziano a. Le cellule iniziano a produrre anticorpi, in una decina di giorni si è più o meno protetti, in 3 settimane si è del tutto protetti.
Come si mantiene la memoria dei vaccini o dei virus nel corpo? Nelle cellule della memoria, cioè il nostro organismo produce delle cellule della memoria che è come se facessero una fotografia a un virus o un batterio e con questa fotografia riescono poi a riconoscere i nuovi attacchi e quindi quando voi avete fatto una malattia infettiva e siete attaccati di nuovo, non ve ne accorgete nemmeno perché il sistema di difesa è talmente efficace nel riconoscere il nuovo attacco che non vi ammalate. Il vaccino può arrecare danni irreversibili come asserisce la CONDAV, Associazione di Volontariato Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino. Allora, non c'è nessun manufatto umano che si possa dire che non provochi alcun danno, però come vi dicevo, i numeri dei rischi dei vaccini sono veramente, veramente molto piccoli. Stiamo parlando di, non so, un caso su 1 milione, un caso su 10 milioni, quindi queste associazioni non fanno un buon servizio, nel senso che diffondono delle notizie terroristiche, spesso tra l'altro infondate, appunto asseriscono anche cose che i vaccini non causano mai, come l'autismo, e terrorizzano le persone. Ora, i benefici dei vaccini sono infinitamente maggiori dei rischi, nel senso che anche la più banale delle malattie, non so, l'influenza, in particolare questa è particolarmente benigna, però anche l'influenza più benigna, comunque i suoi 5.000 morti all'anno in Italia e 500.000 nel mondo li fa. Quindi secondo me la vaccinazione è sicuramente sempre meno rischiosa della malattia infettiva. E nel lungo periodo moriamo tutti, questo non c'è dubbio. Però insomma uno può allungare la propria vita, soprattutto allungare il benessere della propria vita e lo star bene con i vaccini, questo sì. Sicuramente la nostra aspettativa di vita e la qualità della nostra vita è stata sicuramente influenzata dai vaccini. In generale una persona sana dovrebbe fare il vaccino anti-influenza stagionale. Personalmente trovo che non sia di per sé una cattiva idea, nel senso che io non so, ho l'idea che quando c'è qualcosa che previene una malattia non è male farlo, però diciamo che appunto l'influenza, a parte i casi persone che hanno malattie croniche o persone anziane, una persona sana in genere un'influenza sopravvive. Anche se comunque l'influenza ogni tanto colpisce anche delle persone sane, non si sa bene perché, quindi perché no? Però io comunque non sono un medico, ci tengo a dirlo, sono una biologa, una divulgatrice, quindi poi domande specifiche dovete farle ai vostri medici. Io ho fatto quest'ultimo vaccino, sì, l'ho fatto, l'ha fatto mia figlia, l'ha fatto mia sorella che è incinta. Esistono esami per vedere se una persona è allergica a un vaccino? Allora, le allergie ai vaccini in genere sono legate all'allergia all'uovo, cioè se una persona è allergica all'uovo, siccome i vaccini sono cresciuti nell'uovo, allora dipende dal grado di allergia, ma insomma può essere sconsigliabile fare un vaccino. Anche per questo è sempre più importante che le altre persone siano vaccinate, perché appunto ci sono persone che per motivi medici non possono vaccinarsi, quindi se una fetta importante di popolazione è vaccinata, anche chi non può vaccinarsi per motivi medici è protetta. I vaccini sono così necessari, il nostro corpo è in grado di combattere una malattia senza l'aiuto di una vaccinazione preventiva? Beh, dipende dalle malattie. Le malattie di cui vi ho parlato, il vaiolo, la polio, erano malattie che uccidevano talmente tante persone che, insomma, o che lasciavano delle disabilità tali che il nostro sistema immunitario in certi casi guariva, ma in molti casi lasciava dei danni notevoli per la strada. Quindi i vaccini sono un modo per difendersi appunto dalle malattie infettive più o meno gravi. Comunque tenete conto che le malattie infettive possono sempre lasciare, al di là delle persone che muoiono, quelli sono i casi più gravi evidentemente, ma possono lasciare delle disabilità che io non vedo perché uno debba correre questo rischio se ci sono dei preparati preventivi. Il nostro sistema immunitario è un sistema grandioso, ma in effetti i vaccini sono un aiuto in più e sono
C'è un po' l'idea che siccome le malattie infettive non ci sono più, vaccinarsi non sia necessario. Tenete conto che nel 1989, quando è crollato il regime sovietico, praticamente anche il sistema sanitario nazionale ha avuto qualche defiance e hanno smesso di vaccinare le persone contro la difterite. Tenete conto che solo il fermarsi dalla vaccinare contro quelle infezioni ha portato nel giro di 2 o 3 anni a epidemie da 140.000 infetti e oltre 4.000 morti. Era la prima volta in 50 anni che si verificavano delle epidemie di questo tipo in una società post-industriale. Subito poi sono corse ai ripari e hanno ripreso le vaccinazioni, ma insomma questo è per dire che le malattie non ci sono perché ci vacciniamo, ma i batteri e i virus sono lì. Adesso c'è tutto questo movimento dei genitori che non vaccina i figli perché è confuso e legge tante cose assurde su internet. Beh, insomma, nelle città ci sono dove è comune questo fatto di non vaccinare i bambini. Ci sono delle epidemie di pertosse o di malattie che erano scomparse, che sono incredibili e sono malattie gravi. Allora, mi dite che questa è un'influenza normalissima, ma i morti aumentano. È un caso o ci sono patologie che nulla c'entrano con questa casistica? Beh, no, praticamente è un'influenza, diciamo, normale dal punto di vista della letalità, anzi, più bassa, però. La caratteristica che ha è che colpisce più giovani, perché le persone nate prima del 1957, se hanno fatto l'influenza del 1957, sono un po' protette. Spesso le persone che sono più colpite, è vero che possono avere delle patologie sottostanti, ma non è detto. Ci sono anche persone sanissime che purtroppo hanno delle complicazioni. Mi chiedete se le persone che hanno malattie autoimmuni possono vaccinarsi. Beh, con i vaccini a subunità così testati, in genere sì, però comunque sono domande da fare ai medici perché ci possono essere casi molto, molto particolari, quindi non posso rispondervi io. Mi chiedete, o i morti aumentano sul TG? Beh, io sono in effetti molto colpita da questo bollettino di morte che si sta facendo su questa influenza, è un bollettino assurdo, non lo si fa per la cirrosi epatica, non lo si fa per gli infarti. Non lo si è mai fatto per l'influenza stagionale, sinceramente non capisco perché i media ci infliggano questo bollettino quotidiano. Mi dite, visto che il virus di questa influenza stagionale è meno aggressivo degli altri anni, come mai c'è stata una così grande campagna di sensibilizzazione al vaccino? Beh, intanto perché ad aprile, quando si è deciso di fare il vaccino, nessuno aveva la sfera di cristallo e non si poteva sapere. Si è visto solo un virus molto 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 infettivo, molto molto pandemico, capace di fare il giro del mondo in pochissimo tempo e quindi giustamente io credo che l'OMS e le grandi agenzie internazionali hanno dato l'allerta e chiesto ai produttori di vaccini di fare un vaccino rapidamente. Tenete anche conto che comunque un vaccino così infettivo continua a girare per molto tempo e quindi è assolutamente importante che sia un vaccino proprio per proteggere tutte le persone a rischio, le persone con le malattie croniche. Per fortuna il vaccino non è molto letale e quindi insomma, molta gente sopravvive tranquillamente anche senza vaccinarsi. Però avere un vaccino comunque è una cosa utile. Tenete anche conto che siamo ormai circondati da influenza aviaria, cioè nell'est Europa e in Africa è pieno di animali in cui ormai l'influenza aviaria è endemica. Quindi meno circola questo virus tra gli esseri umani, meno si riproduce. E meno diamo la possibilità che questo virus ricombini con quell'altro virus. E la ricombinazione potrebbe essere veramente pericolosa. Aiuto, mi chiedete troppe cose. Allora, sì, vaccinarsi per difendere gli altri è anche una buona cosa, nel senso che appunto circola di meno.
Mi chiedete se c'è un problema, un interesse economico. Allora, su questo punto è un'altra cosa che si dice sempre, ah, è tutto un business. In realtà i vaccini costano poco e le aziende farmaceutiche guadagnano molto di più dal fare antidepressivi, Viagra o comunque farmaci che la gente prende con una modalità di malattia cronica. Un vaccino, non so, vaccinare tutti i bambini, un bambino in Italia contro tutti i vaccini costa circa 30 euro, nel tutto il mondo costa 18 dollari, quindi sono cifre basse. I produttori di vaccini non fanno molti soldi con i vaccini, tant'è che le aziende di vaccini stavano fallendo tutte negli anni 2000. Adesso qualche soldo lo fanno, ma hanno anche prodotto un vaccino in 6 mesi, quindi mi sembra anche legittimo, però sostanzialmente no, non è un grande affare fare vaccini. Mi dite, all'inizio avevano dato molto risalto alle notizie provenienti dal Messico, poi non si è sentito più nulla. Beh, perché in Messico l'epidemia c'è stata all'inizio della primavera e poi è passata in America, poi è andata nell'emisfero australe. È stata molto forte in Argentina e non è che non tengono aggiornata la situazione, ma adesso, siccome è arrivata da noi, ci occupiamo del virus in Europa. Dunque, mi dite, pare dalle percentuali che sono state diffuse che i medici siano una categoria che ha preferito non vaccinarsi. Questa è una buona domanda. Perché? Ma perché i medici sono persone umane, sono vittime. Come tutti, dei pregiudizi che ci sono, e poi storicamente i medici non sono mai vaccinati. Io non so, credo che forse dovrebbero anche loro fare un aggiornamento dell'hard disk mentale e informarsi sul fatto che i vaccini sono molto cambiati dal passato, sono sicuri, e poi c'è anche un dovere sociale sia di informare correttamente i pazienti, sia di essere in grado di lavorare e di non essere malati quando arriverà il picco dell'influenza che non è ancora arrivato al suo massimo. Mi dite, i ministeri e i giornali consigliano caldamente la vaccinazione delle donne in gravidanza e ciò è vero anche per la stagionale. È particolarmente vero per questo virus perché si è visto che le donne incinte hanno un fattore di rischio 4 volte superiore al resto della popolazione, quindi per questo è consigliata la vaccinazione nelle donne in gravidanza. Lo Stato ne ha acquistato 25 milioni di unità, sì, meno di tutti gli altri paesi, 90 milioni è il numero di dosi di vaccino acquistate dalla Francia, 150 dagli Stati Uniti e soprattutto oltre a averne comprati un po' pochi, ne hanno comprati un po' in ritardo, li hanno comprati 8 milioni adesso e 16 milioni a gennaio, quindi gli altri paesi hanno fatto gli ordini già nel 2003-2004 e invece l'Italia li ha ordinati quando è scoppiata la pandemia, quindi chiaramente i produttori di vaccini hanno servito prima ai paesi che avevano dato delle opzioni di ordine. Insomma, avevano chiesto ai produttori se arriva una pandemia di influenza, per favore, fatemi tot vaccini. Beva pure un po' d'acqua. Sì, in effetti. Non ce l'ho qua, ma dopo vado a bere, ma. Beh, se non avete più domande, chiudo raccontandovi perché ho scritto questo libro. Io questo libro l'ho voluto scrivere perché appunto avevo la percezione che nel mondo dei vaccini stessero succedendo delle cose molto molto importanti e molto innovative che spero che abbiate compreso da quello che vi ho raccontato. Nello stesso tempo io sono una mamma, una bambina di 9 anni e quando mi sono trovata a vaccinarla quando era piccola, ho trovato tanti amici, tanti genitori che erano un po' confusi sulle vaccinazioni e che avevano dei dubbi, avevano molte paure e alcuni addirittura hanno posticipato le vaccinazioni dei bambini,
e alcuni addirittura non hanno vaccinato i loro bambini, prendendosi secondo me una grande responsabilità su delle persone, degli individui che non potevano scegliere per se stessi. E allora mi sono detta che bisognava fare qualcosa. Allora ho chiesto a Rino Rappuoli se voleva scrivere questo libro con me e sono stata molto contenta che lui abbia voluto scriverlo. E così insomma ho pensato che bisognava dare uno strumento alle persone perché se i vaccini erano entrati alla grande nel XXI secolo, anche la mentalità delle persone, l'hard disk mentale che era rimasto nel secolo passato, potesse avere una possibilità di trovare delle notizie affidabili e di aggiornarsi. Dunque, mi dite, ho sentito che in alcuni casi c'è bisogno di un richiamo del vaccino. Sì, in certi casi, per tutti i vaccini, cioè per molti vaccini a volte c'è bisogno di un richiamo. Nel caso dell'influenza, pare che per i bambini ci sia bisogno di un richiamo perché i bambini hanno un sistema immunitario un po' più lento di quello degli adulti e a volte hanno bisogno di un richiamo, sì. Circa dopo un mese dalla prima vaccinazione. Bene, domani, cioè Virna che mi dice domani ordino il tuo libro nella biblioteca in cui lavoro. Bene, sono contenta. Bene, se avete altre domande, io sono qui. E se no, mi dite voi che cosa devo fare. Saranno delle presentazioni del libro. Ce ne sono state diverse. Io ho girato l'Italia negli scorsi mesi, però adesso non so se è possibile che ce ne siano ancora. Magari se ce ne sono vi tengo aggiornati. Le slide sono ripubblicabili. Vi prego di no perché non ho i diritti sulle immagini. Quindi. I testi sì, le immagini non ho proprio i diritti, quindi non, mi spiace, ma vi chiederei di, no, di guardarle, ma non, di non girarle. Il link è diffondibile? Sì, potete, no, potete diffondere c'è sul sito della Zanichelli, adesso ve lo scrivo qua sotto. C'è un sito dedicato al libro, aspettate che ve lo vada a prendere un attimo solo. Un attimo. Allora. Tra l'altro sul sito potete trovare, eccolo qua, sul sito ci sono anche dei video, un video di Rino Rappuoli e un video mio quando mi avevano intervistato prima della presentazione a Bari. E poi tra poco avremo anche un video mio di Rappuoli che caricheremo online. Bene, grazie a tutti, grazie a voi e buonanotte.